5 candidati e altrettante idee di Europa a confronto. Per la prima volta, i gruppi del Parlamento europeo hanno designato in anticipo il proprio candidato alla presidenza della Commissione. Un investimento in trasparenza e impegno mirato a incrementare la partecipazione degli elettori, avvicinandoli alle istituzioni e alle urne. L'ex primo ministro belga Guy Verhofstadt è il candidato dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali. Tra le priorità ribadite in campagna elettorale, un'Europa federale più integrata. Se vogliamo risolvere problemi come il surriscaldamento climatico, la disoccupazione, i prodotti finanziari tossici in arrivo dall'altra sponda dell'oceano, abbiamo bisogno di una cooperazione europea, di un'Unione europea più forte che possa difendere il proprio modello dalla Cina, dall'India, dagli Stati Uniti. Unica donna in lizza è l'eurodeputata tedesca di origine danese Ska Keller. Insieme al francese José Bové rappresenta i Verdi ed è su di lei che è caduta la scelta per dar loro voce nei dibattiti preelettorali con gli altri candidati. Ciò di cui abbiamo bisogno è un vero investimento nel futuro, in bisogni reali della società come una transizione verde dell'economia che ci permetta anche di arrestare il surriscaldamento climatico. Candidato dei Popolari Europei, il gruppo che rappresenta le forze di centrodestra, è l'ex primo ministro lussemburghese e presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker. In quanto capo dell'Eurogruppo ho apportato delle modifiche al patto di stabilità e crescita, non ciecamente ispirate a una linea di rigida austerità, ma volte a prendere in considerazione anche i trend economici negativi. Io conosco l'Europa, chi vuole plasmare il futuro deve avere esperienza e io ne ho. Di esperienza nelle istituzioni ne vanta anche Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo dal 2012 e prima dell'Alleanza progressista dei socialisti e democratici, che lo ha designato come suo candidato. Voglio che l'Unione Europea si assicuri che la legislazione permetta buoni standard di vita anche per le fasce più deboli della popolazione e per questo abbiamo bisogno di regole comuni, non di un'iperregolamentazione. Più a sinistra nello spettro parlamentare il greco Alexis Tsipras, portabandiera della rivolta del suo paese contro l'austerità, in Europa si propone come alfiere di una visione politica più improntata al sociale e svincolata da quello che chiama strapotere della finanza. Andiamo al voto per abbattere la barriera del denaro. Andiamo al voto per superare le divisioni tra nord e sud, divisioni che uccidono l'ideale europeo e che uccidono l'Europa stessa.